Allora, intanto buongiorno. Mentre attiviamo il piano C, questo abbiamo il piano A sulla connessione, che speriamo sia attivo in mattinata. Piano B è andato male, siamo al piano C. Almeno avevamo tre possibilità. Perché poi quando si parla di innovazione si fanno comunque i conti con una carenza infrastrutturale che caratterizza il territorio. Quindi, è anche un errore fare i conti senza l'oste in un certo senso, no? Però è una realtà, è la realtà dei fatti. L'allestimento che vedete, anche quello l'abbiamo arraffazzonato noi, perché comunque quello che esisteva qui dentro al penultimo momento non ha funzionato. Quindi anche questo è un piano B. L'importante è andare avanti. Questo dice molto della strategia dell'innovazione. In Italia, poi non so se nel nord Italia o nel sud Italia ci siano delle differenze, sta di fatto che fa parte del gioco. Tra l'altro l'associazione insieme a Radio Flow, che ha organizzato questo laboratorio dal basso con la collaborazione, anzi in collaborazione con l'Arti e con Regione Puglia, si chiama Talenti Innovativi Creativi Territorio, Arte e Cultura. Quindi diciamo i termini di sviluppo e di criticità ci sono tutti anche nel nome, quindi ce la siamo cercata e adesso ci facciamo i conti. Soltanto per sarò breve, porto il saluto del vice sindaco che non è potuto venire perché ci sono in corso delle conferenze sui piani sociali di zona questa mattina, quindi non poteva assolutamente mancare. Sappiamo che noi nelle registrazioni che abbiamo fatto in questi 10 giorni abbiamo avuto, oltre a noi presenti, un'altra trentina di soggetti che si sono comunque iscritti, hanno lasciato nome e cognome, quindi sappiamo che non possono essere continui nella fruizione, ma che sono interessati. Questa cosa è interessante perché vuol dire che sul territorio ci sono 50 soggetti, perlomeno 50 soggetti, che sono interessati ad un tema così specifico. Abbiamo volutamente organizzato il percorso, diciamo, chiamiamolo didattico, in questo modo, con un primo modulo, se vogliamo, più specifico, ma non necessariamente rivolto alla promozione online, alla promozione su web dei luoghi di cultura. Questo modulo può essere fruito da chiunque, infatti l'avevamo anche scritto nel progetto, può interessare da chi gestisce un B&B e magari ha un sito e lo vuole promuovere, a chi come noi ha la necessità di promuovere un museo, a chi gestisce, ha la fortuna di gestire una galleria d'arte, per esempio. Quindi è volutamente generico perché possa interessare di più. Sabato prossimo, e poi l'11 e il 12, invece tratteremo del 11 e 12 luglio, scusate, tratteremo proprio dei musei. E quindi avremo prima un incontro con il dottor Aboav, sabato 14 al Museo della Memoria si farà, dove parleremo in generale del museo, non soltanto degli strumenti di promozione online, ma anche di allestimenti e di come il museo possa essere inserito nella comunità di riferimento. Invece l'11 e il 12 luglio con la dottoressa Colombo e la dottoressa Margarone che vengono dal Museo Diocesano di Milano e dal Museo Palazzo Madama di Torino, Fondazione Musei di Torino, vedremo che cosa fanno loro online per promuovere i musei in cui lavorano, quali sono le strategie di promozione e anche di reputation. Perché dico questo? Perché per esempio il Museo Diocesano è un museo abbastanza, se vogliamo, anche ideologico, ed è molto simile al Museo della Memoria e dell'Accoglienza che gestiamo noi qui a Santa Maria al Bagno, nel senso ci sono degli aspetti nella fruizione del museo, soprattutto per noi quando arrivano gruppi da Israele, abbiamo delle criticità da affrontare ovviamente, e per un museo diocesano, che è un museo comunque collegato alla Curia in quel caso, tra l'altro anche a Nardò a breve ci sarà un museo diocesano. Ci sono dei modi diversi di proporsi che appunto affronteremo con loro. Io mi fermo qui, passo il microfono a Maxi dell'Arti.
non l'ho detto in maniera chiara, si tratta di laboratori dal basso, quindi è un'esperienza di progettazione e di realizzazione di percorsi. Forse non è nemmeno giusto aggiungere di formazione perché tutti i percorsi sono di formazione, no? In un certo senso. È un bando della Regione Puglia e dell'ARTI ed è un bando che permette alle associazioni come la nostra di sperimentarsi prima di tutto sulla progettazione stessa, sulla realizzazione di percorsi e di progetti che non sono la quotidianità. Quindi noi già un risultato l'abbiamo ottenuto. Nel senso che abbiamo dovuto lavorare, risolvere problemi, piano A, piano B, piano C. Sappiamo che la prossima volta dovremo arrivare al piano F, probabilmente, e già è un passo avanti nella nostra crescita di professionisti, e poi è l'obiettivo dei laboratori. Quindi è grazie a loro che esiste questa possibilità, che poi è una possibilità unica, nel senso che come modello di finanziamento è un modello tutto pugliese, se ho capito bene, no? Che viene anche copiato poi speriamo che sia copiato, quindi siamo un'eccellenza in questo se veniamo copiati, perché è appunto dal basso, quindi c'è una prima chiamata a cui noi abbiamo risposto con un progetto, chiamiamolo di massima, e poi se il progetto piace, è gradito, si parte con una seconda fase di progettazione, che è una progettazione, se non proprio dal basso, perlomeno condivisa, si fa insieme e quindi è necessario interfacciarsi con l'ente. È un'esperienza che a chi fa parte di associazioni, nelle associazioni noi consigliamo perché appunto è un'esperienza di crescita. Quindi a te, Maxi. Grazie mille. Allora, Massimo l'ha detto, è un programma. All'inizio l'abbiamo chiamato sperimentale, ma veramente siamo alla seconda fase del secondo bando ormai e sta funzionando. Quindi quando uno sperimento funziona, a un certo punto, ma insomma, iniziamo anche a pensare come proprio programma, come iniziativa, lasciamo stare lo sperimentale. È vero però che insieme, insomma, stiamo ancora imparando, stiamo anche come iniziativa crescendo. E quindi, insomma, è un percorso che comunque ci piace fare, non come regione, come arti, ma proprio insieme anche ai proponenti, insieme alle giovani realtà pugliesi che sono interessati a formarsi, ma in un altro modo, formarsi dal basso. Quindi l'idea di questa iniziativa qual è? Cioè l'idea è che siete voi, cioè voi giovani imprenditori, associazioni, chi insomma si vuole mettere alla prova, che sapete che cosa vi serve per fare un salto di qualità, per crescere, per avere una migliore offerta, insomma, per fare questo passo avanti nella vostra crescita professionale che è indispensabile per tutti, non solo quando si è giovani, ma sempre. Cioè, la idea di chiedere poi ai giovani imprenditori pugliesi si basa fortemente sulla fiducia che abbiamo come arti, come regione, anche nella capacità dei giovani imprenditori di identificare quello che è il giusto percorso. E quando vedo poi momenti come oggi, che ci siamo sentiti prima, ma Massimo, ma io ho visto su Facebook che c'è un altro posto, ma sì, va bene, dovevamo organizzarci diversamente, parlare di piano A, B, C, F. E questo già ci fa vedere che c'è una capacità di gestione, di una flessibilità anche di affrontare problemi anche all'ultimo momento. Che a me personalmente fa molto piacere poi anche sperimentare, no? In questo momento. Alla fine è andato così bene che come io sono entrata qua, che è la prima volta che sono a Nardò, mi ha quasi accolto, perché ci siamo persino incrociati per strada. Quindi mi fa molto piacere sentire che anche il percorso verso l'avvio del laboratorio è formativo perché è una cosa nella quale anche personalmente credo. Non è solo la parte formativa, interattiva del percorso stesso, è anche proprio
imparare a gestire programmi, a gestire progetti, a scriverlo, a pensare a obiettivi, risultati, cioè fare anche un percorso di progettazione, insomma, lineare, ragionevole, che è una crescita che, insomma, oggi come oggi serve un po' a tutti. Ci siamo ancora come bando, c'è ancora la possibilità di presentare proposte, e questo proprio lo lancio e lo dico e stradico: il 27 giugno scade la seconda finestra del bando, quindi chi come l'associazione Tic Tac ha interesse di provarci, che ha un'idea, che sa cosa vuole imparare, come e da chi, per crescere professionalmente, per avere più opportunità sul mercato, cioè, buttatevi lì, cioè, scrivete il progetto, mandatecelo, perché la possibilità c'è. 27 giugno, come detto, chi vuole fare qualcosa ma non sa ancora bene dove arrivare, a una mezza idea della strada che vuole prendere, ma magari non è costituito, non se la sente di fare un percorso grande di tanti giorni, che poi è sempre una sfida anche organizzativa, come abbiamo visto, cioè, sappiate che ci sono anche le testimonianze, che sono dei lavoratori in piccolo, che è un testimone che potete chiamare, e vi potete anche fare questa prova proprio di organizzazione, cioè si fa un evento, un momento, e può sempre essere qualcuno che magari volete invitare per capire un po' il percorso che ha fatto, capire un po' che cosa potete fare voi magari in questo stesso ambito. Quindi anche lì ci sono possibilità, e questo bando è aperto fino al 30 luglio. Quindi l'invito è proprio il massimo, è aperto. Se vi volete mettere alla prova, mettetevi alla prova, perché a noi fa molto piacere proprio ricevere tutte queste idee, tutti questi, insomma, progetti, percorsi formativi diversi dal basso, che sono veramente straordinari. Ci sono cose che anche a noi fa piacere, perché impariamo un sacco di cose. A questo punto penso che si inizierà a parlare un po' di marketing web 2.0, e mi fermerò un attimo perché, come detto, è sempre utile un po' per tutti. Vi auguro veramente buon apprendimento, buon divertimento, perché questo è importante. Sfruttate questa possibilità, fate tutte le domande che volete, potete fare, perché qua è tutto cioè, interattivo, sfruttatela. Poi eventualmente ci vediamo alla chiusura, capiamo un po' anche il percorso che avete fatto voi. Buon divertimento. Prova? Sentite? Posto. Intanto grazie davvero di cuore per avermi invitato a questa occasione, che per me, io quando sono stato contattato ho accettato praticamente subito a scatola vuota, perché venire qui in Salento è, per me è già di per sé bellissimo, perché è una terra che adoro, è splendida, per cui sono... c'è un progetto in Salento? Sì, vengo subito, quindi grazie davvero per avermi invitato e per essere qui. E, allora, io inizio subito dal presentarmi. Io sono Eugenio Azzinnari, sono cosentino, sono però reggiano, di Reggio Emilia di adozione. Ho una piccola attività che si occupa di consulenza e formazione legata al web e al marketing, e adesso per logiche conseguenze sempre più indirizzata verso il social media marketing e le nuove tecnologie legate all'innovazione sul web. E, la mia attività si chiama Verizon, il mio sito è, faccio un po' di pubblicità giustamente, si chiama verizon.it, www.verizon.it, e sul sito, tra l'altro, oltre a proporre della formazione tradizionale in aula, ci proponiamo anche di proporre formazione online, quindi abbiamo una piattaforma di e-learning che abbiamo fatto partire da circa 6 mesi, che si occupa, che prova a proporre formazione attraverso l'e-learning, quindi attraverso in modalità asincrona, che non è assolutamente la stessa cosa rispetto alla formazione sincrona, quella che si può fare in un'aula, ma comunque per certi versi può essere efficace.
Detto questo, io non mi dilungo su chi sono, cosa faccio e perché, e vorrei entrare subito nel vivo della giornata. Noi dobbiamo trovare subito un modo però per rompere il ghiaccio, quindi dobbiamo, vedo delle facce che sono un po' annichilite dal lunedì, invece dobbiamo subito anche dalle 9 di mattina, dal weekend, dai primi caldi, dai piani B, C, D ed E che abbiamo messo, soprattutto quelli. Quindi veramente quella che facciamo in questa giornata, ma in tutto il percorso, non è assolutamente docenza, non è assolutamente formazione. Io ci tengo in questo, cioè meglio, è un percorso, è un'esperienza formativa, però io non sono un docente, io lavoro nell'ambito del web per promuovere la mia attività e servo delle aziende per dei piani per fare delle campagne marketing, per fare delle campagne sul web, quindi quello che faccio è prendere la mia esperienza quotidiana, quella che quotidianamente appunto faccio per i miei clienti, e farvela vedere, perché credo sia il miglior modo da parte vostra per capire come il web si sia evoluto e quali siano le potenzialità. E vi assicuro che sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista professionale il web oggi rappresenta un'opportunità grandissima. Chi non ci crede è destinato a perdere, chi ci crede invece ha veramente tante opportunità, dal cercare lavoro al avere il lavoro e promuoverlo e attivarsi di per sé. Oggi chiunque può e io ne sono un esempio, può aprire un'azienda senza avere delle strutture, delle infrastrutture, come prima facevamo riferimento, e può fare impresa da solo, dal suo studio, da casa sua, attraverso il web, perché oggi il web è davvero una realtà molto, molto concreta. Quindi, ripeto, quello che faremo oggi inizieremo oggi è un percorso di esperienza, faremo un'esperienza insieme, sarà un'esperienza formativa, e però deve essere assolutamente reciproca. Se c'è unidirezionalità, cioè se c'è solo la slide e il mio parlare, credo che sia un fallimento il corso, per cui in questo percorso noi dobbiamo interagire. Dobbiamo parlarci, dovete domandarmi, dobbiamo lavorare insieme, punto primo. Punto secondo, come ribadisco, non sarà un corso o comunque un percorso teorico, ma sarà pratico. Quindi ci metteremo, ci sporcheremo le mani, tra virgolette, per fare veramente qualcosa. Cioè noi da qui a venerdì saremo in grado di fare qualcosa, non di sapere qualcosa, ok? Questa però, ed è la prima slide che vi volevo far vedere, ci siamo? Un attimo. È bloccato, perché è Windows, io sono Mac. No, no, questa non è una slide, questa è un'immagine. Sì, sto provando ad aprire PowerPoint, ma non funziona. Eccola qua. Dicevo quindi, ecco qua. Questo percorso, questa esperienza deve partire da una scommessa, quindi da una provocazione, ci prendiamo un impegno tutti quanti. Intanto il primo impegno è che gradirei che chi è laggiù venisse, non fa più caldo, non credo faccia più caldo qui, quindi vi avvicinaste. Perché questo? Perché dobbiamo rompere il ghiaccio, ci deve essere chimica, non che ci dobbiamo innamorare, però anche perché non è una bella, però insomma dobbiamo rompere il ghiaccio, dobbiamo interagire, deve esserci insomma, deve esserci coinvolgimento da parte di tutti, senza problemi. Io ho poco più di 20 anni, quindi più o meno,
Quindi, insomma, probabilmente non ho veramente niente da insegnarvi, se non collaborare e scambiarci delle informazioni tra di noi. Per cui, veramente, sorriso tutti quanti e partiamo. Allora, quindi, la scommessa è questa, che poi sintetizza quello che è il nostro percorso formativo. Allora, proveremo a, uno, fare un sito web, io ho chiamato un sito web wow, ok, quindi c'è proprio fisicamente realizzeremo un sito web. Faccio subito un'anticipazione, useremo WordPress, poi vi spiegherò perché. Adesso la prima domanda che faccio è a te, perché hai sbuffato? Tu. Esatto. È più facile. Esatto. È più facile, è più intuitivo e soprattutto, questo lo dico dal punto di vista tecnico, ha una cosa che gli altri CMS non hanno, cioè indicizza e va a braccetto con Google, quindi con i motori di ricerca va molto d'accordo. Per cui al di là della intuitività, al di là della facilità d'utilizzo, WordPress è la piattaforma di riferimento, quindi lavoreremo con quella, io vi consiglio di lavorare con quella. Poi vedremo, affronteremo WordPress in maniera più approfondita, però prima era partito, come dicevi giustamente, per i blog, adesso invece è diventato un CMS per i siti web anche complessi a tutti gli effetti, tant'è vero che portali di prestigio come il Fatto Quotidiano, per esempio, è realizzato totalmente in WordPress. Poi, ed è il primo step del web marketing, faremo l'ottimizzazione SEO. Chi è che sa dirmi che cos'è SEO? Cosa significa SEO? Sa che ho sbagliato corso. No, comunque, sì, esatto. Search Engine Optimization sono quell'insieme di tecniche, strategie e strumenti per ottimizzare il sito web per i motori di ricerca. E questo è il primo step del web marketing. Quindi possiamo parlare di banner da adesso fino a domani mattina, però se non si passa da una buona indicizzazione, da un buon posizionamento del sito web, non andiamo da nessuna parte. Le figure professionali che le aziende stanno cercando di più sono proprio quelle che si occupano di SEO. Quindi le aziende hanno capito, quelle che lavorano evidentemente sul web, che chi lavora bene, chi fa una buona SEO per il proprio sito è già avanti per quel che riguarda la promozione del sito stesso. Archiviata la parte SEO, andremo a vedere i canali social, quindi entreremo proprio nel clou del social media marketing. E però lo faremo praticamente. Quindi abbiamo realizzato il sito, abbiamo realizzato eventualmente delle landing page per la nostra attività che vogliamo promuovere, quindi faremo degli esempi. Io non mi sono preparato assolutamente niente, quindi sarà una cosa veramente fatta insieme, perché appunto è una scommessa che dobbiamo giocarci insieme. E proveremo a fare appunto delle campagne sui social con delle strategie, delle attività, sia attività social a pagamento, sia attività social invece non a pagamento. Poi andremo a vedere tutta la parte di web analytics, che è una parte altrettanto importante, parimenti alla SEO e parimenti al social media marketing. Anche in questo caso le aziende stanno cercando diverse figure professionali legate alla web analytics, quindi andremo a vedere, in particolare anche qui conosceremo uno strumento gratuito che si chiama Google Analytics. Chi è che conosce Google Analytics? Sempre lei. È lei. Okay. E quindi anche lì andremo a conoscerlo un po', a vedere un po' come funziona e come sfruttarlo per a nostro vantaggio. Poi vedremo più in generale, quindi dopo il social media, vedremo più in generale il web marketing, quindi andremo un po' a fare della teoria, perché ragazzi un po' di teoria, un po' di slide, bisogna farle, vederle. Quindi faremo una campagna di web marketing, in particolare andremo a conoscere Google AdWords,
che conosce sicuramente lei, gli altri conoscono, quindi andiamo a vedere Google AdWords, e poi, ma l'ho scritto in forse, proveremo a realizzare un'app, perché il web mobile oggi è fondamentale, proveremo a realizzare un'app senza che voi conosciate, o comunque presupponendo che nessuno di noi, compreso il sottoscritto, conosca la programmazione. Quindi, volevi dire qualcosa? E vedremo che sono sempre più diffusi dei CMS come WordPress anche per il mobile, che non realizzano dei siti responsivi come potrebbe essere un sito fatto in WordPress che funziona in mobile, ma proprio dei CMS che ti realizzano l'app anche nativa senza che si conoscano la programmazione. E quindi questo apre veramente un territorio, un deserto davanti, cioè abbiamo veramente tanto movimento, perché conoscendo i meccanismi per la realizzazione di un'app possiamo veramente fare tanta strada, perché oggi il mercato chiede quello, da Trapani fino ad Aosta, quindi le aziende in qualche modo lo hanno capito e si stanno attrezzando per andare anche sul web mobile. E quindi ho scritto anche un po' di teoria, nel senso che vedremo un po' qualche slide per dare sicuramente un'identità e un presupposto teorico a tutto quello che faremo, però credo che la cosa importante sia la parte pratica che andremo a fare insieme. Quindi, dicevo, è una scommessa, perché solitamente un servizio del genere un'impresa lo vende ad un'altra impresa a non meno di 2-3 mila euro, e sicuramente non in una settimana o comunque in 40 ore, quindi è tanta roba, cioè sembrano tre righe, ma in realtà è tanta roba, quindi è una scommessa veramente importante, e qui però per portarla a termine, per farla, ho bisogno della vostra collaborazione, quindi ci dobbiamo prendere tutti un impegno nel collaborare insieme, nell'essere proattivi in questa esperienza, però l'impegno ce lo prenderemo mettendoci la faccia già sul web. Quindi io vi lancio un'idea. Ci giochiamo tutti questa scommessa lanciando un hashtag su tutti i nostri canali social. So se ci state, poi magari qualcuno ha detto io sono andato a fare una cosa, invece siete scappati dalle vostre attività, quindi non volete. Però per chi invece ha piena libertà, se tutti vogliamo giocarci questa scommessa, io questa cosa ve la sto dicendo perché ha un senso, poi lo vedremo dopo, e voglio dimostrarvi come lavorando fisicamente da qualche parte possiamo dare una traccia online e poi queste cose piano piano si vanno ad incontrare. Quindi l'idea di lanciare adesso, proprio in questo momento, un hashtag che sarebbe quello, io vi propongo, facciamo sapere, che era l'hashtag del percorso, dove tutti noi scriviamo qualcosa, una foto, scriviamo, stiamo parlando di, oppure il relatore ci fa cagare, scusate, ci fa cagare, oppure fa troppo caldo, non ne posso più, insomma, qualsiasi cosa, ma condividiamo qualcosa con questo hashtag, poi vediamo durante queste giornate come si evolve questo trend e tireremo alla fine delle conclusioni. Ci state? Facciamo? Io ci provo subito. Chiaramente, prima nota, chi lo fa deve impostare la condivisione sul pubblico, perché molti di noi non sono connessi, quindi se vogliamo agganciarci ad un hashtag deve pubblicare con il pubblico. Quindi condivisione pubblica. Sì, puoi farlo solo del post, quindi pubblichi qualcosa normalmente sulla tua bacheca, però anziché condividerlo con i tuoi amici lo condividi sul pubblico. Gli altri, qualcuno ci sta? No. Tu l'hai già fatto? Chi ha detto che l'ha già fatto? Okay. Io invece faccio una foto. Voi l'avete fatta a me, la faccio a voi. Questo perché voglio dimostrarvi come oggi, in qualsiasi esperienza, ed è già una parte pratica, ma in qualsiasi esperienza, in qualsiasi attività
sia una fiera, che sia un corso, che sia una conferenza, che sia un seminario, anche parlando di pasta asciutta, ma qualsiasi cosa oggi non prescinde dal web. C'è sempre qualcosa che li lega. Quindi in questo caso una condivisione di gruppo, poi vedremo come viene chiamata, ma una condivisione di gruppo accomunata da un tag, che è appunto questo hashtag, va a dare una traccia di quello che stiamo facendo online e quindi si sta autopromuovendo, perché è già sul web, si sta promuovendo con i nostri contatti, si sta promuovendo anche con... ora pensate, mediamente una persona quanti contatti ha sui propri social. Io quando parlo di condivisione non solo su Facebook, ma può essere Twitter. L'ideale sarebbe condividere dappertutto, potrebbe essere Instagram, insomma, ci sono tutti i canali social che conosciamo tradizionalmente. Quindi dimostra veramente come le cose stiano sempre più legandosi. Ed è appunto un esperimento. Adesso aspettate che lo faccio anch'io, se no rischio di perdere. Io lo faccio attraverso Instagram. Quindi l'hashtag, mi raccomando, facciamo sapere. L'altra cosa, se vogliamo lanciare anche noi un altro hashtag, magari possiamo aggiungerlo, fate pure, non è un problema. LDB potrebbe essere... Sì, facciamo sapere hashtag LDB. Poi vediamo. Chiaramente questo è il primo passaggio, quindi di giorno in giorno cercheremo sempre di più di aggiornare, di continuare a imbottire questa nostra piccola community con dei contenuti e vedremo un po' quello che ne viene fuori. È un esperimento, quindi vedremo un attimo. Ma soprattutto ci stiamo giocando questa scommessa, quindi qua ci stiamo mettendo un timbro, ognuno di noi sta lasciando qualcosa. Sì, sì, esisteva già, esisteva. Siamo? In realtà questa era una cosa che mi aveva chiesto la regione di fare, che dovevamo... No, scherzo. Qui mi sa che si vede male. Oddio.
Ok, ci siamo. Venendo un po' alla nostra esperienza, al nostro percorso, ho realizzato una piccola mappa che riassume un po' quello che faremo giorno per giorno, così anche chi magari non è interessato dei particolari moduli può evitare, può organizzarsi con le proprie attività, perché immagino che ognuno di voi in una settimana ha delle altre cose da fare, insomma, quindi l'idea è quella di darvi già delle indicazioni su quello che faremo. Si vede malissimo, soprattutto a chi ancora insiste di stare in fondo imperterrito. Comunque, oggi, che ho chiamato giorno 1, ci occuperemo buona parte di teoria, purtroppo, però cominceremo a preparare il terreno e a dare dei presupposti a quello che faremo. Quindi, premessa, tutto quello che faremo è legato. Quindi ognuno di voi sicuramente ha delle competenze magari maggiori su qualcosa piuttosto che su altro, però comunque tutto è legato. Quindi l'ideale sarebbe partecipare a tutte le giornate. Però insomma si può comunque bypassare questa cosa. Di tutto quello che faremo io poi vi metterò a disposizione una dispensa che sto facendo, quindi avrete una traccia importante, un librone, che costerà 60 euro, che poi no, scherzo, che verrà messo a disposizione di tutti da parte mia, sarà un PDF che metterò a vostra disposizione. E dicevo, oggi cosa faremo? Oggi parleremo di Web 2.0, questo simpatico Web 2.0 che ha completamente stravolto le abitudini di tutti. Parleremo di web mobile, importantissimo, parleremo della galassia di Google. E qui faremo la parte pratica di oggi, cioè realizzeremo un profilo su Google. Perché questo? Perché ci servirà poi come profilo di gestione di tutto quello che faremo da Google Analytics a Google AdWords e poi tutta la gestione su Google Plus, che è importantissimo. Quindi vedremo come fare un profilo su Google, che sarà un po' il profilo che poi andrà a gestire il sito e tutto ciò che riguarda l'authorship del sito. E per cui so che molti di voi hanno già degli account su Google, però è un passaggio questo per chi veramente vuole iniziare a fare un sito web, per chi veramente vuole iniziare a promuoversi e a promuovere la propria attività, è importante. Poi parleremo di cloud, che è figlio del web 2.0, e questa parolina magica, e ve lo dico veramente in maniera molto concreta perché lavoro con le aziende, ha completamente stravolto le attività aziendali di tutti, ha ribaltato proprio l'organizzazione aziendale, dalla gestione dell'email fino alla gestione degli applicativi per i vari CRM, i vari database e tutti gli strumenti per la gestione del cliente. Quindi la parola cloud ci dedicheremo particolare attenzione. E sarà l'anticamera al concetto di SaaS, che significa software, ve lo traduco velocemente, software proposto come servizio attraverso internet, e legato poi al CMS. Ok, quindi oggi parleremo di web 2.0, web mobile, la galassia di Google, il cloud e il CMS. Ok? Domani invece ci occuperemo del sito web, quindi sarà il giorno in cui ci realizzeremo fisicamente il sito web, lo faremo in WordPress. Per i fortunati che verranno sarà messo a disposizione un template che ho acquistato, molto bello tra l'altro, e quindi ve lo condividerò con voi. Ovviamente poi lo metteremo a disposizione di tutti, però chi verrà lo avrà domani stesso e potrà poi lavorarci. È un template bellissimo, responsivo, e io ho venduto anche dei siti così, anche, quindi chi vuole poi può rivenderlo e fare...
magari al bar sotto casa o alla pizzeria che conosce, quindi qualcuno può anche fare di questa esperienza anche il primo passo per un'attività di business. Quindi realizzeremo il sito e poi lo ottimizzeremo dal punto di vista SEO, quindi domani faremo questo. Utilizzeremo il Webmaster Tools di Google, ecco perché oggi è importante iscriversi su Google, perché poi andremo a gestire i Webmaster Tools di Google, che sono una serie di tools che permettono di registrare il sito e ottimizzarlo per quel che riguarda l'indicizzazione. Qualcuno ne ha già sentito parlare? Lei sempre sì. Allora, poi ottimizzeremo appunto il sito e poi vedremo la parte di Google Analytics. Ok, quindi andremo a vedere questo strumento potentissimo e anche gratuito. Tutto quello che vedremo è a impatto zero, quindi tutto quello che vedremo in questa esperienza non vi costa niente, compreso il template che vi regalo. Quindi a maggior ragione lavorare con il web oggi è a impatto zero, quindi non avete dei costi particolari. E questo è un altro fattore che molti dimenticano, ma è importante. Giorno 3, cioè mercoledì, parleremo di social media marketing. Sarà una giornata molto intensa, perché in una giornata è difficile poter dire tutto, anche perché non ci accontenteremo di dire tutto, ma andremo per Facebook, Twitter, LinkedIn e Google Plus e apriremo delle finestre anche su Pinterest, Instagram e Foursquare, andremo a creare la pagina aziendale, cioè la pagina della nostra attività legata al nostro sito web. Quindi anche qui proveremo, come avevamo detto prima, a fare degli esperimenti pratici. Quando parleremo di LinkedIn, aprirò una finestra, che credo doverosa in questo periodo che faccio ormai in tutti i corsi, per tutti quelli che stanno cercando un lavoro. Chi è che sta cercando lavoro in questo momento? Ecco. Allora segnati mercoledì di venire qui obbligatoriamente, perché questo qua è un corso che ho proposto anche online sul mio sito, ha avuto un grossissimo successo, tanti iscritti e qualcuno ogni tanto mi ringrazia, quindi lo dico non per immodestia, però abbiamo individuato insieme a dei collaboratori delle strategie e delle attività che si fanno esclusivamente su LinkedIn in questo caso, che permettono di agganciarsi alle persone che tra virgolette contano per la selezione del personale. Quindi in pratica bypassate quello che è il lavoro, per certi versi inutile delle agenzie per il lavoro e del centro per l'impiego, che non ha proprio ragione d'essere in Italia. LinkedIn invece, basandosi sui sei gradi di separazione, invece vi mette in contatto direttamente con la persona che va a selezionare il personale e parleremo di strategie per poterci agganciare a queste persone. Quindi veramente, questo ve lo dico con tutto il cuore, al di là proprio dell'esperienza formativa, questa giornata approfittatene per chi cerca lavoro, perché è una cosa che funziona, abbiamo visto e funziona. Io stesso, perché questo vale per chi cerca lavoro, ma vale anche per chi deve fare business o per chi deve cambiare lavoro, per chi deve migliorarlo, perché si fa business e si fanno contatti di un certo tipo. Io per esempio lavoro quasi nell'80% dei casi per lo scouting di nuovi clienti, lavoro con LinkedIn. Perché è inutile chiamare oggi al telefono come si faceva una volta, mi passa la persona che si occupa di. Oggi con LinkedIn, con la mappatura delle aziende, si può andare a individuare, perlomeno ad individuare la persona, ok? Quindi se io chiamo, non chiedo più alla segretaria, mi passa la persona che nel 99% dei casi è in riunione, si chiama e si chiede della persona Mario Rossi. E la telefonata ha veramente un altro impatto. Un conto è chiamare e dire mi passa la persona che si occupa di, un conto è mi passa Mario Rossi. Chi prende la telefonata sa già, presuppone che noi conosciamo già quella persona, quindi ce lo passa.
Quindi questo apre, io ve l'ho sintetizzato, poi lo vedremo meglio mercoledì, apre degli scenari incredibili. Apre veramente degli scenari incredibili, quindi vi invito ad esserci. Poi parleremo invece di strategie di social media marketing per gli altri social tipo Facebook e Twitter. Giorno 4 parleremo di web marketing, quindi faremo una parte di teoria, vedremo un po' come impostare delle campagne sul web, le strategie anche qui, e in particolare parleremo di blog e di Google AdWords. Quindi su Google AdWords faremo un approfondimento tecnico importante. L'ultima giornata, il giorno 5, proveremo a vedere se ci avanza del tempo per realizzare la nostra app attraverso questi CMS di cui vi parlavo prima. Ok, quindi qualcuno, faccio qualche nome, App Builder, non so se qualcuno lo conosce, oh, per fortuna che nessuno qui conosce, App Builder oppure AppDoit, che sono due CMS che vi permettono di realizzare la vostra app. Quindi la scommessa, e ritorniamo alla scommessa, è chiunque è in grado di realizzare un'app alla fine di questo percorso. E potete poi veramente fare la differenza, perché oggi proporsi ad un'attività, qualsiasi essa sia, ma anche al ristorante, ripeto, anche al bar sotto casa, a dire ti realizzo l'app, insomma, fa un certo effetto. Ok? Bene, questa è appunto la mappa di questa esperienza, di questo percorso. Io vi chiedo intanto se vi va bene, se lo accettate, oppure se è una cosa che è come ve lo aspettavate, oppure no. Se intanto ci prendiamo l'impegno di... tacito che abbiamo preso tutti l'impegno che lo facciamo... Sì, un sì bello, un sì convinto, un bel sorriso, dai, scioglietevi, ormai avete capito che sono un gran paroliere, quindi... Aspettate che io con... Ok. Quindi oggi, velocemente, Web 1 e Web 2.0, ok? Vedremo cosa significa nativi digitali e aziende o persone analogiche, ok? Web 2.0 e mobile, il cloud, il social media, i motori di ricerca, l'HTML5, la galassia di Google, come dicevamo prima, le piattaforme mobile e le app, la gerarchia del Web 2.0, gli strumenti del Web 2.0, alcune parole chiave del Web 2.0 importantissime, perché potreste essere bravissimi, molto pratici a fare le cose, però poi magari vi capita cosa significa syndication, e quindi andremo a vedere le parole chiave del Web 2.0. Eh sì, vai su Google, giustamente, vai su... ma casualmente in quella riunione c'è un ammanco di campo, quindi come sempre accade, quindi non puoi. Poi è Web 2.0, l'evoluzione dei SaaS, e parleremo poi CMS. Dai CMS parleremo di WordPress e ci agganceremo alla realizzazione del sito. Ok? Allora, adesso la palla passa a voi, perché voglio che qualcuno di voi mi... la domanda è: che cos'è secondo voi il Web 2.0 e che cos'è cambiato rispetto al Web 1.0? Dai, senza problemi. Lei freme, dai, fammi questa domanda che... Prego. No, il Web 1.0 era... Il Web? 1.0. Ok. Esatto. Esatto. Brava, siete d'accordo? C'è qualcosa che volete aggiungere? Web 1.0, l'interazione tra il web e gli utenti è molto grossa, cioè è consistente, ma al contrario è molto flebile, è praticamente nulla. Il web 1.0 non c'era appunto quella bidirezionalità che il web 2.0 oggi garantisce. Ma l'altra cosa del web 2.0 è che c'è una marea. Guardate il numero dei siti. Questa immagine io l'ho presa, era datata 2012, credo. Sì, datata 2012. Guardate il numero dei siti che sono presenti. Cioè,
Da quando è partito il Web 2.0 i siti si sono esponenzialmente milioni e milioni di volte aumentati, per cui c'è anche ci sono più siti web, più portali, più esperienze, più blog, c'è veramente di ogni. Oggi una persona su tre ha il proprio blog personale, ognuno di noi praticamente è iscritto su Facebook, quindi ognuno di noi ha una traccia su internet. Quindi oltre a essere bidirezionale è cambiata anche la dimensione del web. Questo lo dico non a caso, perché poi quando realizzeremo il nostro sito dobbiamo preoccuparci non tanto di farlo, o il nostro blog, non tanto di farlo, ma dobbiamo preoccuparci di diffonderlo, o perlomeno fate conto che stiamo sorvolando l'oceano con l'aereo, il web è tutto, sembra una tinta unita, dobbiamo trovare quella nostra goccina, quindi dobbiamo differenziare quella parte lì, il nostro spazio, il nostro sito. Per cui veramente considerate quanto è differente il web 2.0 e il web 1.0. Nel web 1.0, quindi, c'è una cosa bellissima in un libro che ho letto da poco, che dicono che il web 2.0 è la vendetta di chi, del cosiddetto codice umanistico, cioè ci sono gli ingegneri, quelli che hanno sempre studiato matematica, sono bravi con i conti, e poi ci sono quelli che, come me, sono più portati per le materie umanistiche, quelli un po' più filosofi, quelli più romantici, quelli un po' più... siamo capiti, no? Ora, il web 1.0 apparteneva ai primi, ok? Quindi apparteneva ai programmatori, agli ingegneri, a quelli che giocavano con i numeri. Infatti erano quelli che riuscivano a lavorare con l'HTML, che è il linguaggio di markup che permette appunto la strutturazione del sito web. Il web 2.0 ribalta, quindi c'è la vendetta del codice umanistico, quindi noi che eravamo sempre più bistrattati, ci metto in mezzo anch'io, eravamo sempre più quelli bistrattati dagli informatici, dagli ingegneri, quelli che dicevano che voi intanto sapete solo scrivere delle poesie, oggi è la nostra vendetta, perché probabilmente oggi rispetto agli ingegneri noi siamo più creativi rispetto a loro, e loro sono stati sempre abituati alle linee rette, noi siamo invece più abituati alle sfaccettature. Quindi il web 2.0, una delle prime differenze è che sicuramente non sono richieste delle competenze tecniche, ed è importantissimo, insomma, non avere la sindrome dell'inferiorità rispetto agli ingegneri, informatici in generale. Web 1.0, stessa cosa, maggiore popolazione tecnica, quindi molto più tecnici. Web 2.0 c'è un'apertura indiscriminata a tutti i profili, quindi anche chi non è... capita spesso, ma io non sono portato per il web, ma io non... assolutamente falso. Oggi il web 2.0 dà un'opportunità anche a chi fa fatica ad accendere il computer. Oggi mia sorella, che ha oltre 40 anni, che non aveva mai aperto un sito web, in 4 ore è capace, se si ci mette seriamente, a realizzare il proprio sito web o a realizzare delle proprie attività. Quindi apertura indiscriminata. Ci sono due concetti fondamentali nel web 1.0 e che vengono ribaltati poi nel 2.0. Nell'1.0 c'era la appiccicosità dei siti, stickiness. Invece nel 2.0 c'è la syndication, cioè una distribuzione decentralizzata. Chi di voi mi sa dire che cosa significa questo? Questa è una cosa molto importante. Rifletteteci un attimo. Cosa significa stickiness, cioè appiccicosità, aggiungo io, appiccicosità dei siti? Quindi il web 1.0 era contraddistinto da questa appiccicosità dei siti. Il 2.0 invece è la parola chiave, syndication, cioè i contenuti sono distribuiti sotto altri canali. Non c'è soltanto il sito web, ci sono altri canali su cui viaggiano, e quindi c'è una distribuzione decentralizzata, non c'è il solo sito web.
Qual è la differenza sostanziale? Perché il web 2.0 è evoluto? Non sto dicendo cosa è meglio, cosa è peggio, ma chi mi sa spiegare questo? Perché è cambiato questo? Allora, stickiness, che era la parola chiave del web 1.0, significa appiccicosità dei siti web. Syndication, che è la parola chiave del web 2.0, significa distribuzione decentralizzata dei contenuti, che tradotto significa distribuiamo il nostro contenuto sul web attraverso più canali, ed è la differenza sostanziale tra web 1.0 e web 2.0. La domanda è perché il web 2.0 si è evoluto verso questo sistema? E che cos'è sostanzialmente che è cambiato? Ed è un primo aspetto. Ok, mettiti però dal punto di vista di chi ha il proprio sito web. Che cos'è cambiato? Ok. Esatto. Nel web 1.0 c'era il solo sito web, quindi appiccicosità significa che chi faceva il sito web, chi faceva web marketing, doveva tenere incollato il visitatore sul sito web sul sito. Cioè, lui non aveva alternative, doveva mantenere il visitatore sul proprio sito. Oggi invece dà la syndication, cioè dà la libertà al proprio visitatore di consultare il proprio contenuto sotto altri canali, sotto altri canali, quindi ma anche sotto altre forme di comunicazione. Prima il video era un'idea, cioè remota, oggi si può comunicare con un video, con un post, con un tweet, con un articolo su un blog, quindi ci sono più sono diverse forme di comunicazione, ma ci sono anche più canali per poterlo come dire esprimere, quindi è una sostanziale veramente un cambiamento questo. L'altra cosa importante che è cambiato tra 1.0 e 2.0, tra web 1.0 e web 2.0 è che nel web 1.0 c'era una comunicazione unidirezionale, come dicevamo prima, dove si pubblicava e la comunicazione era: io ti pubblico questo contenuto, tu lo vedi, amen. Oggi invece c'è partecipazione, cioè si pubblica un contenuto, ma mi auguro e auspico che tu interagisca con questo contenuto, che tu vai a diffondere, condividere, ma interagire con il contenuto, ok? Vabbè, Content Management System e Wiki sono praticamente i contenuti è un argomento che poi vedremo dopo, questo è prematuro parlarne adesso. L'altra cosa importante, la differenza sostanziale tra il web 1.0 e il web 2.0 è che prima si parlava di tassonomia, adesso si parla di folk, lì è scritto male, folksonomie. Chi mi sa dire che cos'è una tassonomia? Chi è una folksonomia e che cos'è? Qual è la differenza? Lui però è stato a tradimento che ti ha indicato. Folk, c'è un errore, sì, folk. C'è una gerarchia. Innanzitutto una tassonomia è una classificazione. La folksonomia invece è la creazione di tag da parte degli utenti, no? Esatto. Esatto, quindi se nel web 1.0 c'era una gerarchia che partiva dal centro, cioè c'era una formalizzazione e una classificazione centrale, no? Dei contenuti, oggi parte dal popolo, dal basso,
non lo dico a caso, parte dal basso questa procedura. Quindi la folksonomia è proprio l'individuazione di una serie di tag, una serie di parole chiave che vanno ad identificare e classificare una dei contenuti. Ok? Quindi questo è un altro passaggio importante del web 1.0 al web 2.0. FTP e database, vabbè, l'FTP era un linguaggio diciamo un protocollo di comunicazione che permetteva agli utenti di pubblicare sul web i propri contenuti per la realizzazione di siti web, ma questa è una cosa un po' tecnica che adesso ci sono i database sempre più web oriented, cioè database che stanno sul web che possono essere gestiti automaticamente da lì, però anche questo è un concetto che vedremo dopo. Invece copyright rigido e hackability sono due punti importanti, perché nel web 1.0 c'era molta difficoltà di poter condividere dei contenuti e di poter bisognava stare molto attenti a quello che si pubblicava, perché c'era veramente un copyright molto rigido. Oggi, grazie alle Creative Commons, che sono tutto il regolamento relativo ai diritti d'autore, alle condivisioni e pubblicazioni sul web, è possibile sempre di più condividere. Cioè, da un blog all'altro c'è la possibilità, previa chiaramente una piccola dichiarazione di la fonte, per intenderci, è possibile poter condividere le cose. Nel web 1.0 questo non era chiaro, comunque non era permesso, quindi Wikipedia in questo caso ha un po' aperto le porte a questo argomento. Velocemente, le differenze. Prima nel web 1.0 c'erano i cosiddetti focus group, c'erano i gruppi, oggi si sta migrando verso delle discussioni e delle comunità legate ai social network, in particolare a Facebook. Prima c'era una chiusura del web, cioè era un ambiente sempre più si arrivava ad un contenuto, si arrivava a degli argomenti e si finiva lì. Non c'era la possibilità di poter condividere o discutere. Vabbè, forum e barra preferite e mail dell'ISO sono già stati passati, quindi dall'email, quindi dalla classica, non so se voi avete partecipato qualche volta, delle mailing list, oggi ormai sono obsolete perché esistono sempre di più questi social network, quindi anche qui c'è un cambio sostanziale. Prima ci si chiamava internauti, cioè si navigava su internet, punto. Oggi veniamo noi del web 2.0, noi tutti, veniamo definiti infonauti, cioè siamo sempre più dei navigatori informati e interattivi verso quello che facciamo. Prima c'era un minimo di interattività attraverso i collegamenti ipertestuali, oggi il web 2.0 viene contraddistinto dalla intercreatività, cioè ogni volta che impattiamo un contenuto abbiamo già la possibilità di poterlo commentare, condividere, stravolgere, rimodificarlo, commentarlo, non condividerlo, quindi c'è una diversa percezione del navigatore e dell'identità. Ma la cosa più importante è che se prima si parlava di internet o si parlava di una rete, oggi internet non esiste più in realtà, non esiste più una rete, esistono delle persone, cioè il web è diventato persone. Chi si iscrive su internet, chi si iscrive su un social network diventa automaticamente l'estensione di se stesso sul web, quindi il web oggi è fatto sempre di più di persone. Infatti
ritornando un po' alla lezione sul social media marketing che faremo mercoledì, questo sarà il punto cruciale, perché molti dicono, ah, ma noi azienda dobbiamo fare una campagna, o chi comunque deve promuovere un sito, dobbiamo fare una campagna sui social, ma sui social alla fine ci sono, non è indicata, ma lo dicono dappertutto, non è indicata per le aziende, perché ci sono dei ragazzini, ci sono delle... insomma, è uno scherzo, è un business B2C e non B2B, quindi non azienda che si... Invece è assolutamente sbagliato, perché l'amministratore delegato di quell'azienda probabilmente è iscritto su un social network, quindi è B2C ma in un'ottica B2B. Cioè, pensateci un attimo, uno dice, ma no, ma io fare una campagna sui social, ma sono un sacco di ragazzini. Sì, ma oggi c'è anche l'amministratore delegato. Uno vale uno, non voglio riprendere Grillo, anche però in quel caso davvero uno vale uno nel web. Quindi internet è fatta di persone e qualsiasi attività noi facciamo non è rivolta alla rete, ma è rivolta a delle persone, persona per persona. Ok? So che queste sono cose teoriche, dice, ma... però sono importanti da capire, perché ci aiutano anche a diventare nativi digitali, poi vedremo cosa significa. Quindi Web 2.0, una nuova visione di internet, una rivoluzione nei linguaggi, perché questo è sottinteso, abbiamo veramente cambiato il modo di comunicare. Oggi stesso abbiamo fatto un esperimento che prima uno diceva, ma cos'è questo cancelletto che sta dietro una parola? Cioè, è veramente cambiato tutto. E poi un nuovo modo di connessione alla rete. Che cosa si intende per nuovo modo di connessione alla rete? Lo accennava prima Rosa. Che cosa abbiamo, hai detto prima una cosa importante, hai detto, guardando questa immagine forse capiremo un po' tutti, hai detto, grazie al web 2.0 siamo tutti costantemente in rete. Perché? Sì. Beh, comunque io vi consiglio di non appuntarvi alla lettera tutto quanto, perché tutto questo materiale poi ve lo metto a disposizione, quindi vi risparmio vi risparmio la fatica dei polpastrelli che so che... per questo che state facendo questo, per diventarlo, quindi dovete, no, ve lo dico perché comunque tutto quello che vedete su queste simpatiche slide poi ve lo mando, quindi anche perché, voglio dire, questo è poco significativo se non c'è qualcuno che come me parla, però invece la dispensa che sto preparando è una dispensa che va oltre la presentazione, la slide, ci saranno proprio dei contenuti ben organizzati che potreste tenervelo o per accenderci il fuoco o per d'inverno, chiaramente non adesso, o per insomma ricordarvi un pochettino. Quindi dicevamo, una nuova visione di internet, e l'abbiamo visto, sono cambiate proprio, è stata ribaltata completamente la visione di internet in quanto strumento, cioè si passa da un modo di comunicare ad un altro modo. C'è veramente una rivoluzione del linguaggio, un nuovo modo di connessione alla rete. Questo è un punto veramente fondamentale che introduce quell'immagine che vi ho fatto vedere prima, perché secondo me il web 2.0 sì, è legato a tanta teoria, syndication, bla 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 bla, ma in realtà è questo. Cioè il web 2.0 è sì, la rivincita del codice umanistico rispetto agli ingegneri, però è anche questa, io la chiamo estensione di noi stessi. Noi abbiamo due identità oggi, quella nella vita pratica, quella nella vita reale, quotidiana, tradizionale, ma ne abbiamo una anche sul web. Il web 2.0 è questo, è andare a fare l'aperitivo e, come abbiamo visto anche ieri sera, stare tutti sui social, ignorandoci, magari chattandoci. Questo è l'aspetto più brutto, però è un aspetto, io non sto dicendo che è un aspetto bello o brutto, io sto dicendo che è un aspetto che è una realtà che bisogna accettare e che non puoi combattere, perché stai combattendo contro l'armata di Cerse
Tu sei Leonida con i 300 che ti è praticamente impossibile andare contro a quello che è già partito e sarà sempre così. Però è importante, è emblematico, perché se andiamo a fare l'aperitivo e siamo tutti sui social, vuol dire che la nostra identità si è parzialmente o nella metà di noi stessi, diciamo, si è trasferita sul web. Quindi, venendo nell'ottica di chi deve realizzare un sito, di chi deve realizzare delle campagne, chi deve realizzare delle campagne sul social media marketing, chi deve realizzare delle campagne di web marketing più tradizionali, non può non tener conto di questa condizione. Cioè, siamo in una società di, in gergo tecnico si chiama always on, cioè sempre connessi. Quindi le giornate lavorative per chi fa web marketing non sono di 40 ore settimanali, si entra lunedì alle 9 e si finisce alle 6, ma è continua, costante, è perenne, non ci si ferma mai. Quindi da un lato c'è un aspetto molto brutto, ed è vero, per chi, insomma, ci sono tante cose che si possono aprire, ma a me questo non interessa tanto. Dall'altro, noi siamo dalla parte del lupo di Wall Street, noi stiamo parlando di web marketing, quindi noi dobbiamo trovare un modo per, vedremo che poi il marketing che cos'è, alla fine il marketing è una vendita, è vendere, no? Quindi noi dobbiamo vendere, può essere vendita di un prodotto, ma può essere anche la promozione di se stesso, cioè è vendersi, ma in maniera costruttiva, positiva. Quindi non possiamo non tenere in considerazione che il web 2.0 significa semplicemente always on, cioè sempre connessi, dovunque, in qualsiasi posto. Non c'è momento in cui tu non puoi promuovere te stesso. Brutto, sì, ma anche una grande opportunità. Cioè, abbiamo tutti più tempo, abbiamo tutti possibilità creative per poter promuovere noi stessi in qualsiasi momento e con qualsiasi canale. Siete d'accordo? Scusami. No. Stava proponendo una pausa. Io sono le 11:10. Ah, è vero, non ci avevo pensato. È la mia abitudine a non essere un anchor man, non ci avevo pensato, perché ho fatto delle domande, però giustamente non ho portato il microfono a chi parlava, quindi... Aspetta. Vengo vicino a te. Ok. Che sono? No, è chiaro. Non sono contro, anche perché è un'opportunità per tutti. Sì. Però sostanzialmente la ripetibilità delle azioni, di eventi su Facebook, piuttosto che tendono a far sì che anche le iniziative giornaliere tendono a accantonare il nostro territorio. Quindi il contatto diretto, guarda, c'è questa iniziativa, vieni, certo. Risultati 100%. Certo. Però in questo, no, è un'osservazione legittima. Rispondendo prima a Marina, fra 5 minuti il tempo di rispondere facciamo una piccola pausa, ok? Piccola pausa di un'oretta e mezza, così poi torni. No, a parte voglio rispondere perché la tua è un'osservazione assolutamente corretta, però è non per... mancarti di... però è una domanda che incontro sempre, in ogni occasione di... e uno dice, ma alla fine qua... Il problema è che quando si fa social media marketing, la prima cosa che uno si pone è, io devo vendere qualcosa, devo organizzare un evento e devo arrivare. Bisogna prima, secondo me, classificare bene degli obiettivi. Per esempio, una cosa che vi voglio far vedere con il social media marketing è una strategia per poter ottenere dei contatti qualificati. Ok?
Perché il social media marketing in sé per sé è un fallimento, così come LinkedIn per trovare lavoro in sé per sé è un fallimento. Però è anche vero che realizzare un evento su Facebook e condividerlo tra i propri contatti è sicuramente uno strumento potentissimo, ma in sé per sé poi non ti porta da nessuna parte. Perché? Perché questo? Perché deve essere agganciato ad una strategia. Deve essere agganciato ad una strategia, perché tu puoi dire, io uso il social media, allora tu hai individuato qual è la tua strategia corretta, cioè quella di andare direttamente da un interlocutore e proporgli una cosa, e tu dici che è vincente. A quel punto tu però potresti utilizzare il social media marketing non per vendere il tuo evento, parlando posto che sia, ma per procacciarti più appuntamenti con potenziali o altre persone che tu magari prima non avresti conosciuto. Questo lo faccio, cioè chiaramente, però il contatto diretto è sempre più efficace. No, no, però ti sto dicendo, con il social media marketing tu puoi elaborare una strategia. Allora, posto che, ritorniamo indietro, posto che, allora, tu dici, io ho trovato un modello di business vincente, qual è? È quello di andare dalla persona e avere un approccio diretto. E io sono perfettamente d'accordo, perché è il tuo modello di business corretto, è vincente. Ok, allora tu dici, ho provato a fare delle campagne social, ma per vendere un evento, posto che sia l'evento, e non funziona. Allora tu in questo caso devi fare, dal mio punto di vista, cioè puoi vedere il social media marketing come in chiave di un'altra strategia, cioè dire, se il mio modello di business vincente è il contatto diretto, a quel punto tu vai ad utilizzare il social media marketing per andare a procacciare dei contatti che altrimenti non avresti. Poi ci vai direttamente, prendi la macchinina, ci vai. Però il social media marketing a impatto zero o a costo veramente irrisorio, se vuoi fare delle inserzioni a pagamento, ti può far arrivare invece a quella persona. Poi ci vai con il tuo modello di business vincente. Capito? Quindi bisogna sempre calarlo sulla strategia, così come chi si iscrive in LinkedIn, sai quanti mi sono capitato veramente tantissimo, ci si iscrive su LinkedIn, molte volte non si mette neanche una bella immagine di profilo, ci scancherano per 2 orette, 3 orette, adesso trovo subito, partono subito molto entusiasti, dopo 2 settimane vedi che non viene più aggiornata la pagina, tempi di connessione. Mi sono connesso l'ultima volta una settimana fa, quindi non vanno a controllare neanche se ci sono d'estate dei nuovi contatti e mi dicono, ma è un fallimento totale. Però io rispondo a queste persone, hai elaborato una strategia per arrivare? Perché il social media marketing, qualsiasi strumento del web, giustamente non si sostituisce ai canali tradizionali, è un mezzo, non è un fine, è sempre un mezzo. Cioè voi considerate il web sempre come un mezzo per arrivare da qualche parte, ok? E questo però è un concetto che non è scontato. No, bisogna saper combinare, per quello che volevo dire, bisogna saper combinare bene gli strumenti di comunicazione, cioè questo volevo dire, non è un mondo. No, ma lo so, ma altrimenti non saresti in questa giornata. Beh, su questo poi vedremo che non è, cioè, intanto c'è un'anticipazione alla giornata di mercoledì. Facebook oggi conosce tutto di noi. Facebook, io dico Facebook, ma parlo di tutto, a partire da Google, che però è un'altra cosa, poi vedremo. Però parliamo di Facebook, perché le campagne marketing a pagamento, le inserzioni a pagamento su Twitter ancora non sono pronte in Italia, però su Facebook sì, e sono anche molto battenti e diventeranno sempre di più, però guarda caso vanno ad impattare sempre delle cose che a noi interessano, quindi oggi attraverso il sistema dei cookie, che sono degli strumenti web che poi vedremo, e attraverso la profilazione maniacale di Facebook del nostro profilo e delle nostre abitudini sul web, ci ha fotografato e riconosciuto perfettamente, quindi è in grado cioè ci conosce talmente, forse ci conosce anche meglio di noi stessi, secondo me, oggi Facebook.
quindi è in grado di filtrare la pubblicità e di proporci la pubblicità che vuole. Quindi, riallacciandomi alla tua domanda e anche alla tua per certi versi, oggi con un investimento minimo o nullo si può andare veramente a identificare il target corretto. Cioè tu vuoi fare un'attività su chi è interessato alle auto, tu vai a fare un'attività mirata su quello e vai a identificare dei target geografici, dei target di interesse, dei target ben definiti. Quindi poi cercherò di smentirti nel proseguo della giornata. Facciamo la pausa?